tornato, vi volevo ringraziare per gli iscritti, siamo quasi a 650, veramente molti, siamo saliti tanto, e quindi vi volevo ringraziare facendomi un tutorial. Prima vi faccio l'esecuzione di questo gioco abbastanza carino, per niente difficile, quindi diciamo semplice, che potete fare ai vostri amici, ai vostri parenti, diciamo li stupirete abbastanza. Per prima cosa chiediamo allo spettatore di fermarci in un punto qualsiasi facendo scorrere le carte. Io non ho uno spettatore, mi fermo per esempio qui. Ora andiamo a dire, tu hai fatto una scelta, che non è una scelta casuale, perché effettivamente io sapevo già, essendo il prestigiatore, che carta tu avresti scelto. Infatti avevo fatto una predizione qui e l'avevo lasciata nella scatoletta delle carte, dove c'è scritto hai scelto il 4 di picche, scusate, piccolo problema tecnico, hai scelto l'asso di picche, scusate, se vedete questo è il simbolo dell'asso, non sono un fenomeno a disegnare, però hai scelto l'asso di picche, ok? Andiamo a controllare se è veramente così. Qui c'è una carta, la carta a cui mi ha fermato lo spettatore, ed è proprio l'asso nero di picche. Ora, se il gioco si fermasse qua, sarebbe un gioco piuttosto banale. Ecco perché ho scelto di fare un'altra predizione con scritto l'unica carta nera in un mazzo di carte rosse. Non so se si legge, ma vi assicuro che c'è scritto così. L'unica carta nera in un mazzo di carte rosse. Andiamo a controllare se è veramente così. Prendiamo il mazzo, lo stendiamo e possiamo notare, sono tutte carte rosse, rossa, 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 tutte carte rosse, tranne effettivamente un'unica carta nera che è proprio l'asso di picche. Quindi diciamo che ho fatto una doppia coincidenza davvero, se possiamo dirlo, incredibile, ok? Adesso vi voglio spiegare questo gioco. Ecco a voi il tutorial di questo gioco che secondo me è veramente molto bello e soprattutto semplice, non richiede alcuna abilità appunto manuale. Ho scelto di fare tutorial di questi giochi perché così tutti possono riuscire a eseguirli. La prima accortezza che bisogna avere è fare una prima predizione qua in alto con scritto la carta che si vuole far scegliere allo spettatore. Io ho scelto l'asso di picche, quindi per rendere il gioco ancora, diciamo, più bello, ho fatto in modo che fosse l'unica carta nera in un mazzo di carte rosse. E quest'ultima predizione l'ho scritta in basso, in modo tale che posso piegare prima il bigliettino così, da lasciare visibile solo la prima predizione, e piegarlo un'altra volta. Poi lo inserite o dentro la scatoletta, o qua sotto, o magari anche in tasca se volete, no? Poi una seconda accortezza è chiaramente quella di selezionare tutte le carte rosse del mazzo, tranne una volta scelta, a vostra scelta, che sia nera. Cosa dovete fare? Prendere la carta nera e lasciarla così, in prima posizione. La prendete e la mettete in prima posizione. Ora, andate a fare un riffle del mazzo, in questo modo. Lo spettatore vi può fermare in un punto qualsiasi, come per esempio qui. Prendete e lasciate giù. A questo punto, loro sembra di aver scelto una carta che vogliono, ma in realtà, quando vi dicono stop, mettete giù la prima parte del mazzo e coprite, in modo tale che la prima carta, cioè l'asso, sia qua. A questo punto è molto importante una pausa, una piccola pausa che faccia perdere allo spettatore il senso che qui ci sia la sua carta. Per esempio, incominciate a parlare che voi sapete già la carta scelta, dato che siete dei prestigiatori, in modo tale che lo spettatore non farà più caso che la sua carta è questa, anche se non ci fa caso neanche dall'inizio, però sempre meglio fare così. Gli dite appunto, fate una piccola pausa, parlate un po', che è molto importante la presentazione all'interno di un gioco, perché potete rendere un gioco semplice davvero incredibile. Successivamente andate a leggere la prima predizione, scelto l'asso di picche, fate vedere e effettivamente c'è proprio diciamo l'asso nero di picche, e in un secondo momento fate leggere l'altra predizione e farete vedere che la restante parte del mazzo è rossa. Adesso lasciatemi in descrizione il prossimo tutorial che volete, anche di una fioritura, di un taglio, di un miscuglio, quello che volete, e io cercherò di accontentarvi. Ciao a tutti e grazie ancora per gli iscritti.